È stata lunga, molto calda e eh, lunga banda. una palla dell'umanità l'estate, mi fa schifo d'estate, ma tolto questo, eh, no, lunga nel senso che ho avuto qualche giorno in più, diciamo, mh, per poter staccare... Eh, il cervello da tutti gli altri libri eh, utili, tra virgolette, ovvero ehm, diciamo che, che dovevano sfociare o in un'intervista o in un approfondimento o in qualcosa diciamo, di lavorativo, e ho detto: Beh, approfitto per leggere l'ultima uscita di Stephen King. Esatto. Inta fai suonare un attimo, così vedo se riesco a ribeccare il capo. Ma spieghiamo questo inside joke perché uh, Benjamin Violone. Di William Kroll e Kraft Muria è eh, la colonna sonora, o meglio, la sigla di Pagina 3, una delle trasmissioni più belle del panorama eh, radiofonico nazionale, ma soprattutto è. Eh, la diretta concorrente di lettore metropolitane su radio elettrica perché pure lei inizia oh, okay, per mezz'ora tutti i giorni dal lunedì al venerdì su radio 3 Vabbè, perché dobbiamo fare ehm, pubblicità Ma perché ah, è una trasmissione preziosissima Però, allora torniamo all'ultima uscita di Stephen King um, si intitola You Like It Darker salto nel buio. Come tutto. la canzone di esatto, Leonard Cohen. Esatto, di Leonard Cohen, eh, infatti alla fine c'è tutto uno spiegoncino di Stephen King rispetto ad alcune cose, sia eh, questa è una cosa che lui fa sempre spiegare un po' da dove hanno preso l'avvio alcuni racconti, dalle, da quali idee, da quali incontri e, anche, e parla anche del titolo. Ed è una raccolta di racconti appunto. pubblicata ovviamente da Sperling e Kuffer, eh, tradotta come accade da qualche libro uh, da Luca, a Luca, parte Luca. da Luca Briasco ed è appunto una raccolta di uh, racconti e già questo mi aveva convinta perché ho detto vabbè dai una raccolta ce la farò, magari non li leggo tutti, ma intanto comincio. Invece sono riuscita anche a finirla. Si tratta di uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 racconti. Mi devo correggere, prima che <ride> non eh, so devo Fagiolino avere. 47 sotto la recensione di YouTube mi dice: Eh no, però non si chiama. La canzone di Leonard Cohen è You Want It Darker. Sì, ma infatti dovete leggere alla fine perché l'ha scelta Stephen King, non okay, ve lo dico io, però io ve lo ho cercare. detto: una cosa errata è appunto una raccolta di racconti, ehm, che come sappiamo i molti amanti di Stephen King eh, sono una, un suo fiore all'occhiello. Secondo me il, il modo in cui Stephen King gestisce il racconto è veramente incredibile. Ovviamente i romanzi sono, sono meravigliosi, spettacolari, hit, il grande romanzo americano l'abbiamo detto 100 milioni di volte. Però ecco la capacità eh, di mantenere la suspense in racconti. Alcuni più brevi, alcuni piuttosto lunghi a dir la verità. Ehm, King ce l'ha proprio nel sangue ed è una sua caratteristica particolare. Ah, nel sangue. Se dovessi, eh, ti ho ignorato. Una casa. Eh, <ride> se dovessi raccontare un po' questa, questi racconti, posso dire che uno dei fili conduttori è la vecchiaia. Mm. Il <ride> che mi Di fa. Chi? Dei, di alcuni dei protagonisti, il che mi fa eh, capire anche un po' dove sta andando Stephen King. Cioè forse Beh. inizia a sentire il peso della propria vecchiaia e quindi che cosa ha fatto? Ha mh, messo insieme dei personaggi, devo dire che alcuni, sempre nello spiegone finale, eh, dice che vengono da. Parecchi anni fa, quindi non sono personaggi totalmente nuovi, però ho, ho trovato, almeno nella scelta di mettere insieme tutti questi racconti, proprio questa, questo ritornare di figure anziane eh, che hanno quasi sempre ehm, dei ruoli molto attivi, cioè non sono gli anziani che stanno lì e non fanno niente, ma, ma no. sono anziani che anzi, forse ehm, fanno, fanno. fanno più di quello che eh, ci si aspetterebbe. Quindi, con i grandi rovesciamenti tipici no delle del rame di King, i colpi di scena e sono. Anziani, quasi in alcuni momenti, um, non dico supereroi, però insomma, che fanno cose. Eh, che sembrerebbero fuori dalla loro portata e che rompono anche un po' la monotonia di una pensione, eh, di un momento diciamo, di pausa eh, lavorativa, eh, di solitudine no? rispetto magari al, alla vedovanza. Ecco, eh, sono questo tipo di personaggi qua. Ovviamente questo non rende i racconti noiosi, anzi eh, è un punto di vista un po' diverso, un po', un po nuovo e eh, che mi, mi sembra eh, interessante. Ci sono racconti che colpiscono di più. Eh, Altri che sono invece più um, diciamo classici. Um Sicuramente eh, il, uno dei racconti, questo qua si chiama Serpenti a Sonagli, è un pochino <ride> più lungo. Che non è la canzone di Sfera e basta. No, non è la canzone di Sfera e Basta, è un racconto lungo eh, che è un po' più sull'horror classico, cioè c'è un oggetto maledetto, ci sono dei fantasmi, dei bambini morti. Un ah. po' più, diciamo, sul classico, invece ce ne sono altri ehm, più ehm, diciamo, vicini al thriller. Ecco, che è un po' una delle, delle scelte anche di, um, di Stephen King, no? lui molte volte um, attribuisce il male semplicemente alla malvagità umana, cioè. Cioè non necessariamente a, un, a qualcosa di soprannaturale. E, um, siamo forse ancora abbastanza lontani dai uh, fasti dei primi racconti, i fasti di... Um, Stagioni diverse de, di altre raccolte che insomma hanno un po' fatto la storia, però è un assolutamente godibile e, e forse è anche un po' un ennesimo modo per capire come si costruisce. Uh, per chi magari è interessato, per chi vuole scrivere o, o in generale per chi ama no, guardare un po' il, i meccanismi che stanno dietro a una scrittura di, di suspense, come si costruisce la suspense, come si tira fuori l'orrore e il, la malvagità dalla quotidianità, dalle cose che succedono tutti i giorni, da una, che ne so, da una pacata, uh, da una pacata conversazione su una panchina in un parco. Uh, che è diciamo, il contesto di uno dei racconti, ma anche uh, da um, come si immaginano alcune professioni particolari come uh, il gestore delle turbulenze degli aeroplani. Questa ve la butto là così perché sarebbe troppo complicata da spiegare, però insomma lì si va un po' più verso il, la fantascienza paranormale, no? la capacità della mente di. Um, uh, Muovere e uh, dare forma anche alla realtà. Rido perché è tornata la professionista dello spoiler: Sì, esatto, Sei lì, la, sul vaghezza, filo. la vaghezza. C'è anche una componente molto forte legata al sogno. C'è un, un racconto abbastanza lungo che si intitola I sognatori, che è un po', eh, un po vecchio stile, un po' quasi. Mi, mi viene in mente la. Mh, una, un po' Shirley Jackson, cioè un po' quello scienziato che raccoglie uh, nella propria casa una serie di volontari per fare un esperimento. In questo caso, l'esperimento è sui sogni. E secondo me, potrebbe, potreste trovare pani per i vostri denti, sia chi ama il genere sia chi no, perché in realtà non, è, non sono racconti. Eh, particolarmente sconvolgenti, cioè non è hit diciamocelo, cioè, non è una roba che non ti fa Beh. dormire la notte, eh, eh, però è, è un libro di Stephen King. Ti quindi. fa ritardare l'addormentamento? La sì, esatto, sì, sicuramente la. Perché la, vuoi sapere, la, vuoi leggere? Sì, quello sicuramente sì rim rimane alta, secondo me. Se invece siete più interessati, interessate alla, alla parte didattica dell'approccio dell kinghiano, vi consiglio. Abbiamo già fatto, forse lo facciamo ogni volta che parliamo di Stephen King. On Writing: Autobiografia e di un mestiere è un um, libro. Edito in, arrivato in Italia nel 2001, scritto da Stephen King, è un'autobiografia e manuale di scrittura. C'è anche Dance Macabre, che è un saggio sull'horror, mm -hmm. sull'orrore sull in realtà, quindi 1981. Eh, decisamente più vecchio. E se siete appassionati di King e volete condividere la vostra passione, sappiate che ehm, Vietnam, ovvero eh, Massimo Fiorio, eh, che è un influencer che trovate su Instagram che fa tante cose. Ma sì. anche autore di best seller. Ma anche di best -seller. E, mm, lui eh, ha un club del libro eh, che recentemente ha letto proprio questo, questo ultimo libro di Stephen King in generale è un appassionato di King e ultimamente ha lanciato il torneo dei libri di King per ehm, diciamo eleggere il eh, libro più, più bello la, la gente si sta um, scannando male stand. quindi se volete partecipare a questa cosa eh, andate sul suo profilo adesso torniamo alla musica con il ritorno dei Karate